Madame et messieurs, ladies and gentlemen, benvenuti nel canale del dottor IHND. Che significa I have no idea what I'm doing. Più o meno. Vabbè. Di che parliamo? Facciamo un piccolo disclaimer, prima di cominciare a sparare cagate a tutto spiano. Punto numero uno. Parlo di liquidi e basta. Non sono un geek del mod, c'ho quello così, c'ho quello così, e il dripping è meglio del cartometratore, della mesh. Non ci capisco una sega, non ci voglio capire una sega. Mi accontento di gustarmi i miei fantastici liquidi. Punto numero due, i liquidi. Non compro quelli da 1,50 euro o da 3 euro o da 4 euro. Io compro esclusivamente liquidi gourmand, frutto caramellati, ricercati, particolari. Infatti, il più delle volte fumo gli Absolut, che cazzo si chiama, insomma, quelli della serie dei 5 Pound, dei 5 pedoni, Absolut Pin, Grandmaster e l'altro, quello che tra l'altro ho preso oggi, il Bowden's Mate, per provarlo, perché. Oppure liquidi francesi di una marca che è uscita neanche un annetto fa, sono nuovissimi, sono usciti sul mercato, si chiamano Vaponaut, Vaponauta in italiano, di cui vi racconto una storia e per la quale, tra l'altro, è di quello che vi voglio parlare oggi, dei Vaponaut francesi. Che altro? Ah sì, per il resto a me non me ne frega nulla, elettronico, mod. Vi faccio un esempio, cosa uso io per fumare? C'ho un vanilla originale, in ottone, perché mi piace questa cosa, ottone rame, bellissimo, con un Protank 2, un pochino Vicious Ant, un drip tip, scusate, l'ho chiamato bocchino, non si dicono queste parolacce. Drip tip Vicious Ant, che è il drip tip che di solito va con il si compra insieme al Valkyria che ho, su cui faccio dripping esclusivamente a casa quando sono rilassato. Mi piace bere bourbon, whisky, vino, porto con i liquidi che fumo. Dunque, tra l'altro, caricato con Absolute Pin di 5 Pounds, buonissimo ragazzi, cioè se non l'avete provato dovete provarlo, chiaramente Degustibus, se non vi piacciono, vi piace non so, il mentolo, fumate il mentolo. Di cosa vi voglio parlare oggi? Prima di tutto io vivo a Parigi, dove il panorama, panorama del vapo, della vapozione, è abbastanza ampio e bello ampio, ampio e ampio. E sono imbattuto, mi sono imbattuto in una chicca che è quella che vi vado a presentare oggi. Vi dicevo prima di questo liquido che sicuramente molti di voi conoscono, che è il Vaponaut o Vaponaute, come lo chiamano molti. On the Storm, molti lo conoscono, si chiama Vaponaut On the Storm. È un tabaccoso molto buono, prodotto esclusivamente francese da questa azienda,
che si chiama appunto Vaponut. Che azienda è la Vaponut? Sono due persone, un ragazzo e una ragazza, i quali hanno deciso di mettere su questa azienda di liquidi prima di tutto, perché essendo fumatori accaniti e dopo aver smesso e cominciato con lo svapo, hanno realizzato che effettivamente qui in Francia non c'erano produttori o non c'erano liquidi che rispondevano a quelle che erano le loro esigenze e si sono inventati questa serie fatta tra l'altro di quattro liquidi. C'è l'On the Storm, c'è l'Over the Rainbow, Into the Wild e l'ultimo uscito, Under the Sea, che dà un po' di menta, e a me, dato che la menta non mi piace moltissimo, non l'ho preso. Gli altri due sono un po' fruttati, ma non incontrano il mio gusto. Questo per me è l'over the top, buonissimo, costa l'ira di Dio, però questo è cosa, 6 mg, solite confezioni con bla 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 bla, soprattutto made in Francia, guardate qui, Avenue Daniel Lesure, nel 7º arrondissement. Per chi vuole farsi un'idea, qui c'è l'indirizzo www.vaponaut.com. Vaponaut.com, Vaponaute. Scade il 28 di febbraio del 2016. Mi scade prima perché io questo in meno di 3 giorni me lo fumo tutto, poco ma sicuro. E ho deciso giusto oggi di fare la cazzata. Una cazzata da 225 euro. E questa cazzata si chiama Zeppelin. Cos'è lo Zeppelin? Lo Zeppelin è il mod meccanico progettato interamente fatto a mano da questa azienda qui, la Vaponut, la stessa di subito. E si sono inventati il loro piccolo gioiellino. E infatti è un gioiellino numerato di 200 pezzi, ce ne sono rimasti pochissimi a Parigi. Ve lo dico subito, non è un mod adatto ai geek del mod, di quelli che fanno i cumulonimbi con il vapore, che stanno là a farsi il coe. Niente, è un mod meccanico semplicissimo, piccolo, e ve lo vado a mostrare in tutta la confezione. Facciamo un piccolo spacchettamento in diretta anche per quegli italiani che magari sono incuriositi della cosa. Costa una botta veramente. E il pacchetto del gioiellino, lo aprite e abbiamo la boîte, come la chiamano in francese. Pacchetto dentro, andiamo a sentire le cose una per una. La cosa bella che mi piace è la cura del dettaglio, 200 pezzi ovviamente non potevamo fare. Libretto delle istruzioni, bla 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 bla, non ci interessa questo. Andiamo però. Questo sacchettino in carta, fabbricato in Francia, con il logo di Vaponut in rilievo. Mi piace tantissimo. E cosa c'è in questo sacchettino? L'ho aperto prima perché il drip tip. Aspettate, mi metto una base scura così potete gustarvelo meglio. Il drip tip in Teflon. Questo non è incluso nella confezione, l'ho comprato io perché a me non piace il drip tip che sta attaccato al vapore, ora vedremo. In Teflon, è morbido, lo adoro. Fumare in un drip tip di Teflon è diverso, è francamente molto diverso. Mettiamone la carta. La confezione è molto completa. Per essere un mod
Cioè, a differenza di tanti altri. Molto diverso perché includono un ottimo caricabatterie Joytech con cavo flat USB e inclusa nella confezione due batterie EFES da 350 mAh. Batteria, batterie, ve ne regalano due, una è già nel mod. Francamente non so se chiamarlo mod oppure sigaretta elettronica modello cagato. Aggeggino di plastica per riporvi le batterie quando insomma, le portate in giro. Qui, praticissimo, fantastico. Serie di O-ring e cosino di non lo so che materiale di ricambio. Cartomidratore modello Bogue 510 bla 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 preforato 2, uno è già nel mod. Tutto in questo bellissimo sacchettino marcato Utah, sembra sì, Utah, credo. E poi, cosa carinissima che io ho veramente apprezzato, anche perché ne ho visto un altro, in un negozio dove l'ho comprato, con, vabbè, questo qui, cartellino, bigliettino da visita scritto a mano con nome, Zeppelin, numero 194, numerato, acciaio inossidabile, bitesture, materiali di cui è fatto. E questi qua sono stati scritti a mano dalla persona che si è occupato del progetto dello Zeppelin. Ora vi parlerò del progetto anche qua, mentre vi faccio vedere. Lo so che state bramando per vedere il bambino che vi arriva. Niente poco di meno che in una custodia di cuoio, vero, non cuoio da mille lire, con marcato a fuoco Vaponode, aprite la vostra USB, tirate fuori la bestia, e voilà. Questo è il Vaponode. Zeppelin. E adesso andiamo a smontare e vedere com'è, da cosa è composto. Anche perché è piccolissimo, cioè sarà grande un po'. Allora, è alto quanto una lattina di Coca-Cola. Fin qui. Da qui. Al drip tip, a metà del drip tip è alto quanto una lattina di Coca-Cola. Sottilissimo. Acciaio inossidabile, cura del dettaglio veramente maniacale. Guardate le bocchette per l'aria. Numero 194 marcato sul ring qui sotto, che poi è quello che serve per bloccarlo. Batteria, che ho già caricato l'altra. Corpo dello Zeppelin con gravure, come si dice in italiano? Gravure, vabbè, avete capito, dello Zeppelin, che poi non è lo Zeppelin vero, ma è qualcosa molto steampunk. Smollato un attimino. Serbatoio, guardate che figata, tiro via il drip tip che è una mela. Serbatoio, questo se ne viene via,
E qui abbiamo l'altro pezzo del osservatorio. E qui, Sua Maestà, il cartomizzatore Boge senza minigonna, scarafone bella mamma sua, che si applica su questo anello qui. Non vi sto a spiegare come si carica, come si scarica, lo sapete benissimo, niente, ci tengo giusto a farvi vedere questo piccolo gioiello di ingegneria. Cioè, non è niente di eccezionale alla fine, è una sigaretta elettronica che costa un macello, però è fatta veramente bene. Questa è la chiavetta. Qui, ho dimenticato di infilarci la batteria, anzi, no, via perché avevo messa da scarica, cose che non si fanno, stesso, perché sono una bestia, tac, e tac. Adesso l'andremo a preparare. Per caricare con la hoce di cuoio è veramente fantastica, cioè bellissima. Bella, 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 bella. Adesso, questa è la vitina per. Guardate qua, c'è il simbolo di Giappone, tutto un gravato blocco della vite. Molto automatico, diciamo. Bello, bello. No, è bello da tenere in mano, è bello, non lascia impronte. Sono veramente soddisfatto. Forse i 200 euro meglio spesi per qualcosa, per farmi smettere di fumare. Carichiamolo. Allora, come ovviamente non possiamo che non caricarlo con Into the Wild. The Wild. No, che dico, ma questo è London Storm. Lo mettiamo qua. Prima di caricarlo, volevo. Che altro volevo dirgli? No, questo è dentro del cartomizzatore. Oh, no, carichiamolo, non voglio aggiungere altro. Facciamo la solita démarche, come dicono i francesi, per caricare il cartomizzatore. Cioè, qualche goccia qui. Abbiamo fatto la cagata, aspettate che lo asciugo qui. Tra l'altro, vi devo dire che la prima volta che ho assaggiato questo liquido The Storm, ho fatto anche una mezza figura di merda. E che figura di merda ho fatto? Ho fatto il lettino perché qua mi sta volando tutto. Voilà. Niente, sono andato a provare, volevo provare il liquido, signorina, bla bla bla. Tipo mi dà la bella ego con il succo preparato, solo che la ego era scarica. Essendo scarica la ego, non riuscivo, non tirava, non dava segni di vita. Allora io, bravo il pirla, prendo la ego, la svito da sotto e mi faccio una doccia con London Storm. Praticamente, non so se voi conoscete il profumo di questo, se avete avuto occasione di prenderlo o meno, non lo so. Però ha un profumo abbastanza tabacco, cioccolato, veramente buono. Però il profumo è bello forte. Vi consiglio
conseguenza ho dovuto prendere la metro con questo aroma addosso, la gente che mi guardava, diciamo, questo è cazzo. Ma non puoi fumare, non puoi puzzare di tabacco come tutti gli esseri umani. Ha ragione. Donc, come dicono le Français, facciamo la piccola démarche per alimentare il bambinello. Adesso riempiremo di liquido. Dare quel sapore di buono. Qui tra l'altro ne contiene pochissimo di un cartabollizzatore, veramente poco, proprio una goccia. Bisogna stare veramente attenti. Allora, vediamo. Soffiamo un po' a vuoto. Ah, eccole là, bolle, vuol dire che sta riempendosi pian piano di materiale. Intanto aspetto 2 secondi. Proviamo a dare il primo svapello. Non è ancora pronto. Riproviamo. E penso che sia arrivata. Sì, è arrivato, è arrivato. Boh, chiaramente a cartomizzatore, come tutti i cartomizzatori, diamo questa bella. Volete favorire? Forte però. È arrivata una botta. Comunque, questo è quanto. Questo è quando non lo usate nella us di papà, mettiamo qua, lo mettete in tasca, niente briciole, niente polvere, molto elegante, devo dire. E questo era il fantastico Zeppelin o Zeppelin, come lo chiamano in francese. Uno. Voilà. Dicevo, questo era quindi il fantastico Zeppelin, mod meccanico, finto mod meccanico, piccolissimo, delicato, bello. Come dicevo prima, un po' di storia, sì, ho dimenticato di dirvelo. Niente, il
La persona che si è occupata del progetto dello Zeppelin faceva, non so se faccia ancora, comunque era uno dei progettisti che lavorava o lavora, ripeto, parlo né al passato né al presente perché francamente non so se ci lavori ancora o se abbia terminato per questo progetto, credo che comunque ci lavori ancora, per una casa di gioielli famosissima a livello mondiale di Parigi, che ha sede in Place Vendôme a Parigi. E io credo che si tratti di Hermès, credo, non lo so, non so neanche se sia a Place Vendôme, anche se faccio una bella controllata. Maps.google.com, vediamo il mondo con Google Maps. Place Vendôme, Parigi. Ah, PS. Se per caso vi interessa, allora vediamo un po'. Fare così, Francesco JP Morgan. Credo che sia. Allora, a Place Vendôme ci stanno tutti: c'è Schiaparelli, c'è Chanel Gioielleria, c'è Adrien Maubassin, Vittoria Casal, ce ne sono Boucheron, ce ne sono parecchi. Quindi francamente non so quale sia, però lui lavorava per una di queste gioiellerie, faceva dei progetti e ha progettato questo piccolo pezzo di ingegneria. Molto carino, molto molto carino. E voilà. Boh, allora, questo francamente era il mio primo video. Che ci vuole essere a capirlo. Dunque, per incentivarvi ad ascoltare o a guardare i miei video, a dirmi, darmi soprattutto consigli e criticarmi perché serve, per incentivarvi oggi facciamo un bel giveaway. Cosa diamo in omaggio oggi e solo per oggi? Ta-da! Mother's Milk delle Suicide Bunny, la confezione da 30 ml, 12 mg di nicotina. Diamo questa in omaggio e con il metodo della lotteria. Ci sono dei software, non so come funziona. Basta commentare qui sotto. Lasciare un commento, sorteggerò i nomi che le persone, insomma, gli account, quindi non commentate in anonimo e vi invierò questa bella boccettina. Il vincitore verrà contattato per messaggio privato e vi invierò gratis questa boccetta da 30 ml di Mother's Milk, molto molto buono. Perché lo do via? Non l'ho ricevuto in omaggio, l'ho comprato, ma non mi va di venderlo, non sembra giusto venderlo anche perché ne ho usato un pochettino. Io uso solo liquidi al 16, al 6 ml di nicotina. Questo è 12, in gola non mi entra, l'ho provato in tutte le salse, in tutti i modi. Come dicevo all'inizio, io non utilizzo il mod elettronico, non faccio differenza, faccio il dripping a casa quando sto bello tranquillo, le goccettine, quando sto fuori, o il vanilla. Oppure lo Zeppelin che ho preso oggi, quindi credo che comincerò a utilizzare, solo che lo Zeppelin andrà caricato spesso, credo. Dunque, mi gratta in gola, quindi lo regalo come giveaway a una persona fortunata che se lo spesa in spedizione a mio carico, non vi preoccupate. Altra cosa, come vi dicevo, io vivo a Parigi e il panorama parigino dei liquidi è abbastanza vasto, quindi se vi dovesse servire qualcosa, se voleste provare il London Storm e non riuscite a trovarlo oppure vi dà fastidio ordinarlo con le spese di spedizione, tutte cagate varie, me lo dite, posso farvi il favore di comprarvelo e spedirvelo senza costi aggiuntivi. Costa intorno ai 20 euro,
se non mi sbaglio. Io ormai non ci faccio più caso, lo piglio e vedo come è talmente buono che, mon Dieu, è esagerata la bontà di questo. Dunque, avevamo detto, anzi, sai che vi dico, a quello che al secondo classificato e al primo invio una boccettina piccola con un campione di On the Storm, così lo assaggiate e decidete voi. Faccio una bella svapata scaramantica. Ragazzi, l'Absolute Pin è la cosa più bella del mondo. Quindi, un saluto dalla soleggiata Parigi di oggi, soleggiata perché mi sa che domani arriva il tifone. Questo è quanto. Mi raccomando, al giveaway Mother's Milk 12 mg con boccettina campioncino On the Storm della Vaponut. Ragazzi, dal dottor I have no idea what I'm doing. È tutto. Un saluto e alla prossima. Adesso sentirete il click perché io video non ho mai fatto. Sto facendo con una webcam di merda. Non ho full HD. Non faccio, non li so fare. Quindi accontentatevi di questi consigli per gli acquisti veramente da poveracci. Divertitevi. In descrizione trovate varie cagate, il sito della Vaponaut in francese e inglese, trovate il mio sito personale che non tratta liquidi, quindi altro, tratta altro. Però mi sono detto, ah, facciamo questi, piacciono questi liquidi, poi prendo liquidi dell'Indonesia, liquidi in giro, cioè non compro liquidi europei. Qualcuno, vabbè, a parte questo. Sui sai bank che sono europei. Per il resto vado sempre alla ricerca di liquidi veramente particolari. Se avete dei suggerimenti, liquidi che vorreste provare e non vi potete permettere perché magari non li spediscono in Italia, hanno difficoltà, ho una rete abbastanza particolare che può farmi arrivare liquidi da qualsiasi parte del mondo. Quindi, oggi abbiamo detto del Vaponaut, dello Zeppelin, del giveaway, della Mother's Milk con campioncino di On the Storm per il fortunato vincitore. Il prossimo video che faremo, che farò da solo, si tratterà del fantastico Cream della, non mi ricordo più, comunque lo leggerete nel titolo. Dal dottor, I have no idea what I'm doing. Un saluto a tutti. Spero di avervi incuriosito con questa recensione fatta veramente col culo. Alla prossima. Ciao ciao. Au revoir, come dicono i francesi, perché adesso il francese fa figo. Tac. Ciao ciao.